che sia importante essere qui ad inaugurare la stagione del Verona di Ferentino, cioè ti dice che è il 50esimo, ti dice il 55esimo, ma così anniversario di Ferentino, mi pare di aver capito che dipende da dove si prende, diciamo, l'inizio della stagione di Ferentino. Faccio un discorso breve ma generale. È evidente che concordo con l'operazione messa in piedi dal sindaco per quello che riguarda la necessità che la stagione di Ferentino, non solo continui ma viva tutti gli anni, perché insieme a quella che è un'altra nostra priorità sulla quale seppur faticosamente stiamo lavorando, che è quella appunto dell'Unione, Ferentino e il Teatro Unione costituiscono l'ossatura delle politiche teatrali del teatro, diciamo, della città di Viterbo. In questo momento nessuno nasconde la sofferenza della situazione teatrale della città di Viterbo, stiamo lavorando duramente per riaprire l'Unione, purtroppo non tutto dipende da noi, ma per quello che dipende da noi abbiamo fatto tantissimo, il sindaco in prima persona si è impegnato e la stessa cosa ha fatto con Ferentino, io per questo lo ringrazio. Tengo altresì a precisare che questa iniziativa messa in campo del Comune deve essere, a mio avviso, io l'ho detto sommessamente senza alcuna polemica, un'iniziativa che in qualche modo vada a supportare tutte le realtà che stanno sul territorio, che possano beneficiare oggi di Ferentino, domani dell'Unione, e quindi credo che sia stata sicuramente un'operazione meritoria quella, quindi le ristrettezze economiche, nelle difficoltà che in questo momento vive il Comune di Viterbo, e non solo, perché poi spesso noi siamo abituati a ragionare giustamente di quello che accade nel nostro comune, ma le difficoltà di bilancio, le difficoltà economiche ce l'hanno purtroppo tutti i comuni italiani. E quindi sia stata un'operazione che ancora una volta in questa amministrazione mette al centro la cultura. Credo che appunto in una situazione di grave crisi economica, cioè, uscire, cercare di... caso specifico il sindaco in testa ha dato nuovamente dimostrazione di quanto è importante il settore culturale per questa giunta, per questa amministrazione e per la nostra città, andando a reperire seppur all'esterno delle risorse che consentono anche quest'anno di far partire la stagione del Ferentino. Sul resto io mi auguro appunto che Ferentino rimanga nella, diciamo così, ogni anno nel cartellone, nel palinsesto delle attività che si fanno nella città di Viterbo, e che soprattutto il Comune contribuisca a far sì che Ferentino, che l'Unione in futuro sia a disposizione di tutte le realtà che vogliono in qualche modo fare del teatro della nostra città. Credo che, diciamo, non è che ci siano tante cose da dire, poi sentiremo dalla Patrizia Natale l'illustrazione del programma. Io volevo dire soltanto due cose. La prima è che nel programma sono contento che ci sia una manifestazione musicale importante come il concerto della Junior Orchestra di Santa Cecilia, che è un'iniziativa, è doveroso sottolinearlo, che ha promosso la Regione Lazio e ha disposto, diciamo così, la celebrazione di concerti della Junior Orchestra in ogni capoluogo della provincia. Quindi la Regione Lazio, insomma, quest'anno non ha potuto destinare tanti finanziamenti attraverso i bandi, però insomma fa un po' quello che cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolo, cioè con i pochi soldi che ci sono cercare di realizzare in concreto delle cose buone. E a proposito di questo approfitto dell'occasione per annunciare che diciamo pure delle ristrettezze del bilancio, insomma noi cercheremo di non disperdere, diciamo, le cose che abbiamo cominciato a fare negli anni precedenti nel settore della cultura. Naturalmente quando ci sono ristrettezze del bilancio ci sono necessità di tutti i settori, quindi anche in questo. Però insomma, io spero, noi lunedì prossimo approveremo la delibera di giunta sul bilancio, spero, ma credo che
cose essenziali, e quindi per esempio i festival che insomma ormai caratterizzano questa città da alcuni anni e che meritano, diciamo, di continuare, perché sono, diciamo, il ripetersi di manifestazioni di qualità diventa esso stesso un punto di riferimento non solo per i turisti, non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori culturali. E quindi io credo di poter dire che i festival importanti rimangono tutti, diciamo, nella proposta di bilancio che ha raggiunto tutta la Commissione. E una cosa infine voglio dire, perché secondo me è importante, anche se è, diciamo, una cosa particolare, attraverso uno dei festival di cui parlo, il 29 agosto noi vogliamo realizzare una manifestazione teatrale, diciamo, diffusa sul territorio, che è la rievocazione della processione del Corpus Domini del 1462, la famosa processione che, insomma, diciamo, gli operatori, i critici di teatro in genere considerano come il momento di passaggio tra il teatro medievale e quello rinascimentale. C'è un bel libro di Bentivoglio sul Rinascimento a Viterbo che tiene un capitolo su questa processione, veramente una cosa straordinaria. Il Papa aveva appaltato ogni piazza della città un cardinale e sono state realizzate delle cose straordinarie. Quindi noi contiamo di farla. Una cosa penso di poterla dire, anche se è ancora in corso d'opera, direi che abbiamo anche la collaborazione di una persona importante nel campo come Gianni Quaranta, che è uno dei nostri per la scenografia. Chi? Gianni Quaranta. Camera in vista, premio Oscar. Sì, no. Ci sono è stato insieme. Ospite di Viterbo l'anno scorso a Santa Rosa, ospite del sindaco, quest'anno verrà. E lui in pratica sta lavorando per riprodurre in Peperino la famosa fontana di Ercole, che all'epoca del 1462 era in piazza del Comune, come Galeotti sicuramente sa. Vabbè, quindi questa è una manifestazione, secondo me, diciamo, importante, che si muove proprio nel filone degli obiettivi che noi dobbiamo realizzare, cioè, come dire, non solo la fruizione del patrimonio, ma la valorizzazione del patrimonio nel senso, diciamo, che sì. Basta, è stata pure troppo lunga. Sì. Fa parlare del Corpus Domini. Cioè, questo prima di Santa Rosa, praticamente. Il 29 agosto. Nella festività, preannuncia la grande festa di Santa Rosa. In anticipo, ma insomma vorremmo anche, no, allungarla a valle, quindi a monte a valle. Santa Rosa sta più spostata a monte, noi cercheremo di allungare un po' anche a valle. Bene, io innanzitutto devo ringraziare la stampa, e non lo dico in maniera pleonastica, ma lo dico perché credo che dopo alcuni articoli che sono apparsi sia sui giornali che sia online, dove veniva paventata la non possibilità di fare evento, io ho ricevuto varie telefonate, dico la verità, di cittadini e direi anche di imprenditori che si sono detti disponibili a contribuire alla realizzazione di Pera. Lo dico sinceramente, la cosa mi ha fatto molto piacere, e quindi nonostante fossi un po' così in esitazione per farlo, perché giustamente non abbiamo il bilancio approvato, lo approveremo lunedì, sarebbe stato un po' difficile predisporre i finanziamenti necessari. Devo ringraziare l'organizzazione che si è detta disponibile a mettere a rischio, diciamo, la propria, come posso dire, imprenditorialità, no? Che si finanzia da sola con i biglietti, perché io mi auguro che vada bene anche questo aspetto. Con i guadagni degli anni precedenti. Se ne ripaga.
però il senso di umore. Ringrazio gli amici assessori che stanno qui con me, che mi hanno dato per pulire una mano quando abbiamo deciso di farlo, e forse questo è anche un esempio da seguire per il futuro, perché credo che la città si sia un pochino svegliata un po' da quel torpore tipico nostro, un po' viterbese, no? Dove vedo che al di là di tutto c'è un forte attaccamento a tutto ciò che è nostro, insomma, che spesso magari lo lasciamo così sottotono, proprio perché spesso manca questa dinamicità che fa un po' il sale della nostra vita. Quindi ecco, scoprire che insomma la città vuole fare insieme al comune, secondo me è una cosa molto positiva, e credo che sarà un'esperienza che ripeteremo. Devo dire, già l'avevamo vista questa cosa con la macchina a Milano, dove due sponsor, Giacomo correggimi sui numeri, 15.000 e 10.000 euro, non mi ricordo, 20.000 e 10.000, adesso 20.000. Vabbè, insomma, hanno contribuito e vogliono contribuire con tanto di sponsorizzazione fatta con lettera al comune, così come questi signori che sponsorizzano Fenet hanno fatto la dovuta lettera, che non è a parole come era a parole nel 2013, quando c'era ancora lei, sbaglio? Sempre. Quando abbiamo fatto Fenet, che io dissi, no, con l'assessore alla cultura Barelli, allora disse: se non ci danno soldi contribuiremo noi. Io ho detto in una maniera così di euforia di sindaco appena insediato, dico la verità, non ce la possiamo permettere, perché insomma l'amministrazione è una cosa, ce le mettiamo noi, disse poi Barelli, mi guarda, dice: ma siamo sicuri? Vai, insomma, la scommessa non che la facciamo questa volta è lei che ce la mette, la faccia, e io se possibile darò una mano a tutto il pochino, chiaramente, così più che altro morale di sostegno. Comunque, adesso al di là delle battute, è una bella cosa che noi facciamo Fenet, che non si salti nemmeno un anno. Dirò di più, sarà anche un Fenet, al di là del cartellone che poi esporrà l'impresa Natale, ma sarà anche un Fenet dove il teatro dovrebbe essere meglio presentabile rispetto agli anni passati. Per la prima volta, almeno che io ricordo, insomma, probabilmente qualche altra volta c'è stata, però negli ultimi, penso, 5-10 anni, per la prima volta noi faremo anche pulire, diciamo, dalla vegetazione infestante che sta sulle pareti del teatro, faremo pulire anche il teatro dalla vegetazione che sta distruggendo, o meglio, mette a rischio l'esistenza, diciamo, di queste vestigia. D'accordo con la sovrintendenza, chiaramente pagherà il comune una modesta spesa, però ci tengo a dirlo, io ho fatto un sopralluogo con la dottoressa D'Atri e abbiamo anche convenuto di fare questo intervento, per cui insomma verrà fatto la deterra, lo so. Io ho queste fissazioni. No, mi fa piacere perché è una cosa che mi riemerge il mio lavoro originario. Allora, io ho portato la sovrintendente, anzi la data, non è sovrintendente, però credo che la determina l'abbiano fatta oggi, quindi lunedì mattina faranno anche questo intervento, credo, insomma, un intervento un po' eccezionale. Però insomma bisogna pensare a queste cose, perché effettivamente poi rischiamo di, insomma, quel fico che nasce nella spaccatura o l'etera che ha invaso un terzo, diciamo, della vestigia del teatro, insomma, mettiamo a rischio poi anche la durata di queste opere, e quindi diciamo non è bello. Quindi credo sia il 55esimo o 50. No, 55 anni fa è stata la prima manifestazione, esatto. 1960, in occasione delle Olimpiadi. Esatto, di Roma, voglio dire, arrivò, insomma, la fiaccola olimpica qua, e quindi per accoglierla si pensò che uno dei luoghi più, come dire, cioè, più rappresentativi, esatto, potesse essere il credo che romano. Poi è stata interrotta per 5 anni, dal 65 al 70, e quindi ecco perché sono 55 dalla prima edizione, ma 50, il 50esima edizione. Dal 70 a oggi è assolutamente ininterrotta. Penso che insomma, e quindi è non so quante manifestazioni, quante rassegne abbiano questa anzianità. Benissimo, quindi in Italia intendo, peccato mortale, questo interromperla. Va bene. Questo tanto per chiarire adesso le ricorrenze. Quindi io mi auguro, insomma, che il pubblico possa intervenire numeroso, anche per ovvi motivi economici che non voglio sottolineare,
e mi auguro che questo esempio possa veramente essere seguito anche in altri avvenimenti che faremo durante il periodo di settembre, dove cerchiamo anche la contribuzione di coloro che credono in questa città, visto che i dati, insomma, che abbiamo raccolto relativamente anche alla presenza turistica, soprattutto dall'inizio dell'anno, sono dati molto incoraggianti. Diceva un bar molto importante che è Schienardi, il quale alcuni giorni fa ci ha confermato che il 60% degli scontrini che batte sono di turisti, detto dal titolare del bar. Dice, questa è la motivazione per la quale io voglio continuare ad andare avanti, anche se mi aspetterei un pochino di più da Viterbesi, però siccome Viterbesi, insomma... Scusi, ma come fa a sapere che lo scontrino è del turista? Lui lo sa. È maggiorata, mica c'è tutto turista. Vedi, però evidentemente se l'ha detto lui, io sì, credo che... è maggiorata. No, credo che quello che sta alla cassa sì, possa in un certo qual modo... beh, io lo farei. Fosse io nella mia azienda, vedo se i clienti sono di Viterbo o sono di fuori. La segretaria appunta, perché sai dove investire dopo. Cioè, se mi arrivano da Orvieto, allora gli devo tenere presente che la domanda magari su Orvieto in Toscana è superiore di quella, che ne so, di Roma. No. Strategie commerciali guardano anche a questo. In realtà parlava, come con il sindaco, quando ci ha detto, cioè, io parlavo dei turisti stranieri, credo che al di là della, così, un meno di sfuggire questa cosa, sia piuttosto semplice avvertire, seppur senza dati scientifici, se all'interno di un'attività c'è un passaggio di flusso turisti stranieri oppure no. Siccome precisavo quando ha parlato col sindaco, parlava di turisti stranieri, non credo si metta lì a fare una questione dialettale, ma si rende conto che ci sono degli stranieri rispetto ai italiani. Va bene, non era breve. Allora, intanto devo fare prima di tutto una premessa, perché se no... Benissimo. Chi mi conosce, sono tanti anni che lavoro a Viterbo e quindi credo che più o meno, insomma, tutti mi conoscano con una certa profondità. Sa che non sono una persona, sono una persona di natura mediatrice, non sono una persona polemica e non raccolgo mai le polemiche, non, proprio è fuori dalla mia natura. Quando ho fatto la conferenza stampa, e ringrazio ancora tutti quelli che sono venuti, l'ho fatta veramente disperata, perché avevo preparato tutto, ma c'era un'incertezza totale, un'incertezza che veniva dal fatto che la Regione non aveva ancora predisposto il bando, una certezza che sapevo già, perché l'avevano dichiarato, che i fondi erano stati ridimensionati, che tutte le domande sulle province, no, quelle delle attività ricorrenti più piccole che gestiva la provincia, vanno nella stessa legge regionale, quindi aumentano gli aspiranti, diminuiscono le risorse, il bando non c'è, la preoccupazione era assolutamente tanta. E chiaramente ho chiesto aiuto. La risposta era che giusto qui, insomma, diciamo, ho chiesto aiuto a chi potevo chiederlo, cioè al Comune di Viterbo, che non avendo fatto il bilancio e c'è le risorse, quindi è inutile che ritorno su questa questione. Da allora è cambiato, è uscito il bando e voglio sperare che, insomma, come da anni venga inserita, a meno che non sbaglio giorno, orario, che so io a compilare il modulo, ma penso di no. Ed è successo che chiaramente quello che diceva il sindaco in primis e anche, chiamiamolo, la società civile imprenditoriale di Viterbo, insomma, perlomeno un piccolo campanello ha svegliato, insomma, no? E quindi qualcosa è successo. Io però vorrei fare un po' di... e quindi ringrazio moltissimo il sindaco, che a un certo punto mi ha detto dammi qualche giorno, posso dire le cose personali, cioè più, vediamo cosa possiamo fare, insomma, no? Si è messa al lavoro concretamente. E io gli ho detto, sindaco, io mi fido di lei, se lei mi dice che non ce la può fare, me lo dica, io me levo il pensiero. Gli ho detto così. Mi ha detto dammi 2 o 3 giorni di tempo, mi dia, anzi, perché ci diamo del lei, mi dia 2 o 3 giorni di tempo. E io così ho fatto. Quando più o meno ho avuto delle risposte, che poi sono quelle che sono scritte qua su, nessuno, quindi queste 4 aziende che hanno dato un contributo non enorme, ma che comunque l'unione fa la forza, come dice il proverbio, quindi risolvono, diciamo, l'intervento che spero, come diceva il sindaco e l'assessore nell'approvazione del bilancio, insomma, una piccola cosa
mi pare che lei abbia detto intorno agli 8.000 euro, mi pare di averlo letto, perché io quello che so l'ho letto da tutto, l'ho sempre letto dalla stampa, quindi vi ringrazio, ma veramente, anche di questa cosa, prima di tutto l'ho saputo dalla stampa, poi sono venuta a chiederglielo. E il resto da questi sponsor. Questi coprono un sesto del costo di Ferento, questa cosa qua. Perché adesso io ho fatto già il bilancio perché sto facendo il progetto per la regione. Ferento, incluso la parte tecnico-organizzativa, il personale, la pubblicità e i cachet, perché questi sono i quattro costi ammissibili. Non sono ammissibili costi d'ufficio, utenze che non siano, cioè io l'utenza la ammetto, quella che pago a Ferento, ma non quella dell'ufficio, per essere chiaro, sono 120.000 euro. Questi sono i conti, cioè io li rendi conto alla regione con le fatture e i bonifici, quindi voglio dire, non sono parole al vento. Questo intervento copre il 20%, proprio preciso, non so come è venuto così. Sicuramente mi auguro che la regione mi dia un altro cosa, il resto è assolutamente sul mio rischio, come diceva il sindaco. Quindi io dico, è vero, Ferento è di tutti, Ferento è pure del tedesco, siamo in comunità europea, è un sito archeologico, è un bene culturale al servizio della città, è un bene privato, intanto perché io devo chiedere prima di tutto, devo chiedere il permesso a Bergati, che è il proprietario dell'area. Dopo chiedo l'autorizzazione alla sovrintendenza, che ha delle restrizioni molto severe, perché giustamente va tutelato in ogni modo. Mi fa molto piacere quello che lei mi ha detto dell'infestazione, perché veramente era una cosa che io vedevo sto cappero e mi dava ansia. E poi, chiaramente, io da 13 anni, e da 13 o 14, non mi ricordo più, dal 2002, quindi 13, no, 14esimo quest'anno, prima c'era la PT, prima ancora, insomma, tutta una serie di questioni, faccio questa cosa. È per tutti. Io personalmente voglio dire, tutta quella macchina lì è una macchina che metto su, come a Roma, io... A Roma esiste l'estate romana e ci sono dei luoghi topici dove si svolge quello, e sono di tutti, perché non è che uno, a parte che quando, apro una parentesi, la proposta dell'orchestra di Santa Cecilia, dell'orchestra giovanile dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è arrivata alla regione, al comune, e quindi giustamente hanno pensato che un luogo giusto per accoglierli fosse Ferento, io assolutamente disponibile, così come in passato ho ospitato manifestazioni di chi me l'ha chiesto. Io non ho mai rifiutato la casa a nessuno, questo lo dico perché è vero. Poi, se c'è qualcuno che vuole ulteriormente accollarsi il rischio di fare Ferento, ben cosa si sarebbe, dice, guarda qua c'è una scatola pronta, chi la usa? Io faccio domanda questi giorni, questo, perché bisogna fare chiarezza. Perché se no, diciamo, non so come, superficiale, insomma, fare un'analisi senza tutti gli elementi. Tutto ciò detto, Ferento è una porta aperta. Io, il comune contribuirà per una quota parte dell'allestimento, quindi se c'è qualcuno che vuole venire, mi telefonasse e gli dico, guarda, da tale giorno riprende le chiavi, c'è una licenza, c'è una responsabilità, c'è un'assicurazione, c'è una fideiussione, ci sono cose che non è che arriva e uno apre Ferento, c'è una questione di responsabilità giuridica, penale e amministrativa ed economica che va tenuta presente, e io la mantengo nel bene o nel male da 13 anni. Poi, e questo non è polemica, è solo chiarezza, forse io poi la foga del mio carattere, ma non solo per chiarezza. Quindi, quest'anno io avevo preparato un programma che mi sembra, me lo dico da sola, ma insomma un bel programma, nel senso che sono tutte le compagnie, di proposte me ne arrivano centinaia, e la maggior parte dico di no, anche quando mi dicono ma io non voglio un cachet, vengo a percentuale, no? Per dire, prendo l'incasso. Io se non scelgo uno spettacolo che penso possa funzionare, non ha senso, perché aprire la porta... Aprire solo la porta, oltre tutto il resto, costa i custodi, questo è quello, 2.000 euro, quindi chiaramente non ha senso. Quindi è un programma che avevo fatto e mi dispiaceva proprio mandarlo all'aria, ci ho pensato, non ci ho dormito per un po' di notti.
c'è un gap, che tutto questo chiaramente avvicendarsi di cose fa sì che cominciamo nel periodo peggiore, diciamolo pure, perché cominciamo a cavallo di luglio-agosto, quando ci sono gli avvicendamenti delle ferie e quando tutti gli spettacoli alla fine per poterli fare stanno uno dietro l'altro, quindi veramente mi serve il vostro aiuto, mi serve più di ogni altra cosa, perché far arrivare, cioè manifesti fino a un certo punto sui giornali, adesso comincia tutta l'uscita sui giornali, avete già visto, non so, da domani Messaggero, insomma ci alterniamo un po' l'uno un po' l'altro, ma arrivare al pubblico, convincerlo di venire a Ferento è anche diciamo compito che affido a voi. Albertazzi inaugura la stagione, lo dico prima che non c'è più la Barbara D'Urso, ma perché chiaramente metti sì, Barbara D'Urso, sentiamo Barbara De Rossi con la Medea, tutto questo avvicendamento cambia data, sposta, metti e fa, quella si è occupata e mi ha chiesto scusa, ma poi non avevo proprio più dove metterla e quindi ha detto verrò un'altra volta. Inauguriamo con Albertazzi questo spettacolo per la regia di Scaparro, venuto tanti anni fa al Teatro dell'Unione con un enorme successo, l'hanno ripreso in occasione dell'Expo perché è stato 20 giorni a Milano nell'ambito delle manifestazioni dell'Expo, sta facendo una tournée, il grande vecchio è straordinario in questo spettacolo, insomma è il suo cavallo di battaglia e credo che come sempre La Mannino qui a Viterbo l'ho portata qualche anno fa quando feci la stagione al Teatro dell'Unione, fece un esauritone pazzesco, la gente entusiasta, quindi spero, anzi confido, l'ho vista recentemente, il suo spettacolo è molto divertente e penso che il concerto di Santa Cecilia, qua noi abbiamo dei materiali che siccome in tutto questo lavoro abbiamo fatto tutto di corsa, ce n'è uno aggiornato che dice ingresso gratuito, qua non c'è scritto, ve lo dico a voce. Ed è appunto il famoso concerto, diciamo, nell'organizzazione, quindi Regione, Comune di Viterbo e io come organizzatrice offriamo gratuitamente. Sinceramente non ho avuto ancora il modo e quindi vi farò un comunicato stampa a parte per capire come accedere, perché è gratuito, fino a esaurimento posti potrò un meccanismo che poi non crei confusione. Finita la conferenza stampa ci penso e poi magari vi faccio un piccolo post a parte. Quest'anno ricorre il 30° della morte di Pierpaolo Pasolini e quindi ci piaceva veramente, come dire, onorare la sua memoria con un testo, il Vantone, che lui ha tradotto in romanesco da Plauto, con Ninetto D'Agoli, inutile dirlo, Edoardo Siravo, quindi penso che sia è un appuntamento di grande qualità ed anche di grande forza espressiva, insomma comico, molto comico. Arseniche e vecchi merletti veramente è un capolavoro del giallo, però è anche un'indagine psicologica, ci stanno dei grandissimi interpreti e poi special guest è questo Pablo e Pedro che io personalmente non conosco nella qualità di comici in quanto tali, che insomma che è il loro mestiere principale, ma qui sono in veste di attori. Un altro cavallo di battaglia è Tado Russo con Menek, uno straordinario, divertentissimo, esilarante Plauto. Perché chiaramente la vocazione del teatro classico cerco di mantenerla, insomma, no? Come teatro romano. Quindi faccio sempre una mediazione tra una cosa più insomma, contemporanea e qualcosa che comunque corrisponda allo spazio. Non credo che debba mai tradire, insomma, in qualche modo, il motivo per il quale quel teatro lì nel secondo secolo, credo, sì, è stato costruito. Tradizione molto più recente è il Conte Tacchia con Maurizio Mattioli, un attore romano, vabbè, insomma, troverete tutte le notizie, è inutile che io vi spieghi, insomma, quindi cerco sempre poi di dare un po', non che la gente vuole ridere, ma insomma in qualche modo rilassarla un momento non fa male in questi periodi, così come con Maurizio Battista, che è sicuramente sarà una seratona, perché è certamente un beniamino del pubblico non solo di Viterbo, ma insomma molto anche di Viterbo. Forse venite gente.
è un musical storico, storicissimo, sulla vita di San Francesco, che debuttò proprio qui a Viterbo. L'hanno ripreso quest'anno per via che c'è il giubileo, perché chiaramente c'è un côté, insomma, naturalmente religioso consistente. E siccome è un bello spettacolo, ho detto perché no. Poi Viterbo, città dei papi, insomma, diciamo che ci calza a pennello. L'ultimo spettacolo, che è un gala di danza dedicato a Nureyev, poi vi manderemo tutti i materiali via via, diciamo naturalmente, no, specifici, con i protagonisti, questo e quello, il programma, sono dei solisti internazionali, quasi tutti russi, con in un repertorio dei più famosi passi, sono quasi tutti passi a due, del repertorio, diciamo, di Nureyev. Questo per esempio è quello che io chiamo, quello che dicevamo prima, l'operazione di marketing, no? Perché? Perché la danza, così come la musica, sono due cose che funzionano molto, la danza classica, proprio pensando ai turisti, perché a Bolsena, Laghi, eccetera, ci vengono tanti tedeschi, eccetera, e questo è, infatti, è l'ultimo spettacolo, ma la prevendita sta andando già bene. Perché? Perché chiaro, certamente devi fare, questo per l'esperienza, della danza, come dire, classica, perché se ti scansi da quella cosa lì, poi non viene più riconosciuto come, no? Come quel tipo di prodotto. Quindi certe operazioni, si sa proprio quando uno viene al botteghino, vedi la faccia, come sono vestiti, non solo come parlano e capisci, no? E quindi sai che certe cose funzionano in un modo e non in un altro. Questi sono 10 appuntamenti, veramente i prezzi li abbiamo lasciati invariati per, non so, per il decimo anno di seguito. L'orchestra, vi prego di ricordare che è a ingresso gratuito, spero che sia di vostro gradimento e soprattutto che sia di gradimento del pubblico, perché sennò veramente poi diventa l'ultimo anno. Ma nel menu c'è scritto precedentemente, ho letto da qualche parte, che c'era la possibilità del biglietto 30 euro più 10 ingressi. Non ho capito che cosa significasse. Qualcuno ha scritto 30 euro il biglietto d'ingresso, no, più non costa 30 euro, 10 quindi. Euro, una cosa del genere, tutto falso. Non lo so, io non l'ho scritto, perché no, il biglietto costa normalmente per tutti gli spettacoli 20 euro la platea e 18 la gradinata. 20 la platea. E 18 la gradinata, con la riduzione per oltre 65 anni, 18 e 16, o per i giovani o sotto i 12 anni, 18 e 16. Quindi insomma con 18 è esattamente. Nel caso di Maurizio Battista e di Teresa Mannino costa un po' di più, ma non tanto di più, perché costa 23 euro la gradinata e 28 la platea. Considerato che la platea sono poco più di 150 posti e sono già esauriti, praticamente Maurizio Battista costerà 23 euro, quando a Terni sta a 40. Per essere... Quindi anche Battista? I due, sì, semplicemente perché chiaramente c'è un rapporto, insomma. No, questa cosa dei 30 più 10 o 10, non ho idea proprio. Domande? Funzionato che dopo un articolo che era uscito, non so, sul sito, credo, sono stato contattato. Sono stato cercato, la cosa mi ha dato un po' di molla, e chiaramente dopo mi sono mosso anch'io. Cioè, una persona mi ha chiamato, uno degli sponsor, degli attuali sponsor, e a quel punto mi sono messo in movimento, dico, ma forse ce la facciamo. E infatti, bene o male, insomma, Viterbo ci conosciamo, quindi il fatto che... L'attenzione a catena. Beh, devo dire che secondo me è stato... Non credo che non avrei mai immaginato che qualcuno mi chiamasse per sostenere Viterbo. Poi ognuno chiaramente c'è la sua attività commerciale, che non ha niente a che vedere con il comune, premetto, perché trovare magari ditte che lavorano per il comune e chiamarle è un gioco che non mi appartiene e che sarebbe pure troppo facile.
Il fatto invece che persone che operano a Viterbo e che nell'immagine della propria città vedono un motivo promozionale, secondo me è una cosa diversa. Certo. Cioè, in sostanza io credo che questo tipo di operazione, di iniziativa esterna, quindi non da parte del comune, di iniziativa esterna, perché è da lì che è partita, possa essere anche propedeutica a tante iniziative che potrebbero partire sempre dall'esterno, vedendo proprio nella città dove hai la tua base operativa o la tua attività, vedi un motivo di promozione. Questo è molto importante. Io credo che per altre iniziative che faremo anche a settembre, in virtù appunto delle restrizioni, insomma, che comunque sia sapere che ci saranno nel bilancio, sia una carta da giocare. Quindi, domanda. Le pre-conferenze stampa, vedi che portano benvenuta. Ma io nemmeno sapevo di questa pre-conferenza stampa, tanto che l'assessore se n'è andato, l'assessore è stato abbastanza critico, tanto parliamo, diciamo, in maniera aperta, no? Io non sapevo di questa conferenza stampa. Invece ho letto, mi sembra che era su un sito, ho letto. Ma tutti i giornali ne hanno parlato. Sì, però no, il giornale fatto apposta dice poi qualcuno mi ha telefonato, poi a un certo punto. Poi quando ho incontrato la dottoressa Natale, infatti ho detto, dico, ma datemi due o tre giorni, era, mi sembra, di venerdì, e lunedì abbiamo sciolto il nodo, quindi sono stati 3 giorni che ho contattato la banca, l'industria, insomma. E ho visto che c'è stata una risposta positiva e devo dire anche senza grosse pressioni, insomma. Sì, cioè, stavolta è stata utile la stampa. Fate l'ho ringraziata subito. Quindi mi è venuta una bella idea. Non so se è stata un'idea partorita con questa. No, è stata un'idea. Se vuoi la più di denuncia, forse. Chi è venuto alla conferenza stampa, no, chi è venuto di voi adesso non so, sa che non c'era proprio politico. Guarda, la situazione è questa: il comune non ha fatto il bilancio e non c'ha soldi, la regione così, io, questo è il programma, così non lo posso fare. Aiuto, ho chiesto aiuto. Ma se io non mi smuovo in qualche modo, come vedevo smuovere? Non è così facile. No, io non ho detto guarda quelli si disinteressano, no. Non ci stanno soldi, tant'è che qualcuno ha detto, mi ha detto, perché hai detto che ci stanno soldi? Non faccio, scusa, ma se ci stanno mica ho detto una bugia, o no? Non c'erano soldi, questo mi era stato risposto, io ho detto, l'assessore dice che non ci sono soldi, punto, vero? Non c'era un euro, non c'era sì, un euro, così mi è stato. Vabbè, comunque, speriamo che tutto finisca bene per me, per cui per il momento, poi per il futuro sapremo tutti come regolarci per il meglio, per il meglio per tutti. Vabbè. Giusto, grazie di essere venuti. No, una cosa sola, prego. A quanto ammonta ora il pacchetto comune di sponsor? 20.000. 20.000? Sì. Di cui tutto 12, 60% i privati e il 40% il comune. 8 e 12. 8 e 12. 8 il comune e 12 privati. Bene. Posso aggiungere una cosa? Inclusa IVA. Dal comune no, perché no, ma insomma il resto, vabbè, comunque. Vabbè. Ci serve ancora un po'. Grazie. Io amo essere. Allora però ci vediamo il 29. Sì, vengo. Anche perché penso che la